che poi dica qualcosa di nuovo e di più divertente, perché veramente è stata una cosa molto importante, interessante, e che dà il metodo di quanto si è approfondito la conoscenza di questi problemi legati alla natura. Io posso fare da vecchio, da molto vecchio, posso fare un racconto, una memoria di tanti tempi passati. E una cosa, quando parlava Carlo Alberto, riusciva a parlare di Franco Tassi, c'è ancora una scritta, forse è stata cancellata, sulla strada che porta da Villetta a Scambio, che è scritto come il Duce a Pesi, Franco Tassi e Pratesi, per cui eravamo talmente legati in questa grande manovra di salvare questo territorio, cominciando addirittura dal gruppo Verde Italia Nostra. È un tempo diverso, è un tempo di entusiasmi, di scoperta di certi messaggi che prima nessuno aveva mai individuato, neanche scoperto. Potrei parlare di orsi a Roma, niente l'idea. Mi ricordo ancora la cosa più ridicola del fatto dei lupi lanciati o delle vipere lanciate dai ambientalisti, e penso anche alla vignetta che facemmo quando con tutti i lupi per paracadute che scendevano sui monti del parco. C'era un grande contrasto da parte della gente romana, però devo dire l'Abruzzo ha avuto una forza grandissima. Non voglio arrivare alla dinamica dell'Abruzzo forte e gentile. La popolazione abruzzese ha capito delle cose, ha capito perché è legata al territorio, è legata alle montagne, e questo è stato veramente lo spirito che ci ha sempre condotto per salvare questo territorio meraviglioso in cui da qualche anno compirà 100 anni. E è stato un momento difficile in tutti i sensi, perché poi se ne accorgerà pure Gianni Cannata, e io molti primi anni, gli ultimi anni sono stato lì dal 1995 al 2005, per cui sono stati anni difficili, molto, qualcuno di voi se ne ricorderà, anche stesso Boscagli, che vedo la chiesa, ricorda i nostri riunioni di consiglio tremende, però alla fine è sempre stata una concretezza, si parlava di cose concrete e non di tanti temi, sostenibilità, certo, importante la sostenibilità, ma anche salvare l'orso, anche riportare i cervi in questo territorio, queste cose, temi oramai molto desueti e molto molto apparentemente ridicoli, erano lo stimolo e la linfa che riusciva a muovere centinaia, migliaia di giovani a combattere, a pulire il fiume Sangro col WWF, prendendo anche una denuncia dal sindaco Tirillò, voi ricorderete, e combattere sempre quando era possibile per difendere dei valori immutabili. Io capisco, io sono un po' più molto legato a un panteismo per la natura, per cui io capisco benissimo le esigenze sociali e politiche, però il poter pensare al centro di questa grande missione un parco nazionale che possa essere un simbolo, e come è un simbolo, come lo è ancora il simbolo del parco d'Abruzzo, ancora il migliore d'Europa, per salvare un qualcosa di meraviglioso, un pezzo di creato di quello che il Papa Francesco ci ha ricordato. Ma ricordo ancora i papi che andavano a passeggiare sulle montagne del parco d'Abruzzo, una volta andai in cima alla montagna Tascano e Pescasero e Villetta, e trovai un schieramento di poliziotti. Dico, ma che? Ma sì, la procura ha portato qui dei brigatisti per fargli riconoscere il posto. Era invece il Papa Sporacco, che stava in montagna a godersi questi meravigliosi posti, perché sono posti unici, che dovrebbero essere conosciuti molto di più ai giovani, perché ricordo anche allora la passione per la natura, la bellezza, che è una grandissima molla alla bellezza, ricordiamo, non solamente l'interesse scientifico. Andai in cima al Monte Marsicano, fatica più in cima, il Monte Marsicano conquistato da poco, grazie al grande ministro Marcora, primo cristiano, però fu bravissimo, e era già pronto ad essere distrutto, perché andai qualche mese prima sul Colli in Bassi e vidi tutte le funi, le cabine, tutti i tralicci pronti per essere messi per l'assalto al Marsicano. Noi anni, diciamo, assalto al Marsicano non si tocca.
Beh, arriva in cima e c'era un gruppo di persone che guardavano felici, ah, che bello, che meraviglia! Finalmente gente ha capito la bellezza. Noi tutti erano olandesi, francesi, tedeschi. E dove erano gli italiani, gli abruzzesi? Erano in bar, negli stanzi, a prendere l'orapi. Gli orapi sono a spalle, né a spalle, quindi spinati, salvati, stavano a frugare. Questo purtroppo è la bellezza dell'Italia, ma anche la distacco che c'è negli italiani nei confronti della natura, natura, gli animali, le piante, i boschi. E questa è la cosa più difficile da combattere. Quando fondammo il WWF scoprimmo che c'era molto lavoro da fare, anche per esempio nell'acquisto di 3.000 ettari, di 3.500 ettari di una riserva di caccia del presidente di Girotti, dell'ENI, per comprare questo territorio per salvare tutti i 100 cervisani. Beh, sì, incredibilmente era costato circa 1 miliardo di lire, adesso le lire non ci sono più, 1 miliardo di lire, e trovavamo soldi dappertutto. E un quarto di questa grande somma fu raccolta dai bambini del Panda Club. Vedete oggi quanti sarebbero i bambini pronti a tirare fuori i soldi, a andare a rompere le scatole ai genitori e agli insegnanti per trovare soldi per andare a creare una zona di protezione per il cervo sacro. Insomma, era veramente un altro spirito, uno spirito un po' quello dei primi cristiani che cercavano di combattere per salvare l'anima di tutti noi. Ma devo dire che è stata una cosa veramente entusiasmante, e mi ricordo anche quando partimmo con il piano di rassetto, il rassetto che il grande magnifico Gigi Piccioni ha messo come primo disegno, eccolo. Questo sembra una cosa semplice, un lavoro per fare questa cosa qui, fatto in tutto il mio studio, eravamo 4 gatti, eravamo io, mia moglie e tanti altri colleghi, e tanti scienziati ci hanno aiutato. E questa fotografia non è del Parco d'Abruzzo, questo è un altro bosco bellissimo che molti conosceranno, il Bosco di Sant'Antonio a Pesco Costanzo, che ancora anche lì ti ricorderai benissimo le battaglie che abbiamo fatto per salvare quel Bosco di Sant'Antonio. E c'è dappertutto c'è l'idea di sfasciare, di valorizzare, mi ricordo la battaglia contro una certa Sisipna, ti ricordo il principio. Allora abbiamo poi un anno, nel 70, invitando il principe Filippo d'Edimburgo a fare un giro per Parco d'Abruzzo. Noi sparuti eravamo, dicevo dove abitare, altezza, o al motel dell'ANAS, oppure nel grande albergo, appena fatto il grande albergo dell'esploratore, no, vengo a dormire lì. E partiamo la mattina per andare in cima al monte. E miracolosamente a vedere gli orsi, io non ho mai visto gli orsi a parte, due orsi uscirono fuori, lui tirò fuori una piccola macchina fotografica Minox d'oro e cominciò a fotografare, una persona eccezionale. La sera poi, guardate com'era il giro di queste cose, la sera poi fummo invitati da Saragat al Presidente della Repubblica a una cena con me, io la vicepresidente di Italia Nostra, Desideria Pasolini da Londra, e io stavo vicino a lui, al principe, dice guarda il principe, altezza, faccia per favore, parli un pochino con il presidente Saragat per il Parco d'Abruzzo, mi dicono qualcosa, noi erano preoccupatissimi, perché tutta la speculazione edilizia purtroppo è legata a quel gruppo di vari speculatori, di cui sicuramente Alberto Piazzali conosceva i nomi di grandi speculatori dell'epoca. Lui parlò, dopo mi si rivolse verso di me, come dire, non c'è niente da fare. Dice, poi ha pagato una lettera al governo, piano piano siamo usciti in questa battaglia immensa, devo dire coraggiosissima, di salvare da dei progetti pazzeschi. Ricordiamoci quando c'era il presidente del parco, un certo Tavanti Tommasi, che aveva già sfasciato il Parco del Circeo, che aveva fatto quante billette alla Cicerana, un antipiano stupendo, billette, sai, finalmente grazie anche a Tassi, perché io e Tassi siamo rimasti uniti fino all'ultimo momento, quando poi sono intervenuti poi le procure della Repubblica, la cosa è finita lì, però riusciva a buttare giù, fare buttare giù, e l'ultimo è rimasto una sola lì che sta lì e doveva diventare un piccolo museo della speculazione dell'inizio.
è tutto, devo dire, una battaglia divertente, anche per la sfida continua con gente magari non capiva niente e non sapeva quello che si stava facendo, perché cioè, riserva indiana, la riserva indiana, la campana di vetro. Poi poco a poco, grazie anche agli amici della sinistra, soprattutto CGL, ha fatto capire che c'era un altro orizzonte oltre quello dell'immediato della speculazione, dei pisti di sci, piatti di sci, finalmente piatti di sci sono per casero, non ci sono più, non vanno più, altre piccole cose, che però erano minacciatissime. Comunque siamo riusciti a collegare fortissime, perché il legame che l'Unia Franco Dassi a me era immenso, ha fatto libri insieme ai compagni di scuola, siamo riusciti a fare una grande battaglia, ma vince una grande battaglia di cui ancora si vede le sedi, di cui oggi c'è ancora il parco dignitoso. Il parco è salvato, il parco ha mantenuto il suo livello di intelligenza e di conoscenza e di sviluppo. Dobbiamo essere anche, grazie al nuovo presidente, poter fare finalmente un centenario tra pochi anni. Io ho avuto problemi enormi con la Corte dei Conti soprattutto, ma anche con il codice penale. Io stavo fuori, stavo in qualche parco, forse mi chiama mia moglie che è lì, mi dice guarda, è venuta la guardia di finanza. Guarda finanza, ha detto, guarda signora, non è che sta, voi le tasse le pagate, non sappiamo, però vogliamo sequestrarvi la casa, sequestrare un appartamento che abbiamo in città, una piccola casetta che abbiamo all'Argentato, sequestrare. Di colpo, questa è una delle tante, fortunatamente poi sono stato assolto da tutti, però è stato dei momenti veramente molto difficili, molto, molto spiacevoli e molto preoccupanti, e ti ricordi quando è stata per questo non ti preoccupare, tu c'hai condizioni molto più alte di quello che posso piacere io, e fa. Ma devi dire perché? Perché? Come mai sono venuti fuori questi problemi? Dimmi. Per la tua eccessiva fiducia nel prossimo. Quello. Comunque, il prossimo si sa chi è. Questo lo dicevamo anche noi. Io dicevo. Ma comunque, è piccolo passaggio dell'antichità, l'archeologia anche ecologica è importante per dare delle idee, dare anche degli stimoli e piccoli accendini che possono rinfocolare questa passione che un tempo c'era, che poi queste nostre manifestazioni si facevano per Castello, anche per Pietra Barrera, a Civitella. Non peccato non si è venuto Peppe Rossi, perché lui è stato veramente uno dei vestiti. Però comunque è una, devo dire, la forza, la battaglia fatta dai sindacati soprattutto, ma anche dalle altre forze politiche per salvare il parco, è stata veramente una pietra veramente basilare di questa battaglia che ci ha portato ancora oggi a avere il parco nazionale più bello e più bravo, più grande e importante, non più grande, no, più importante d'Europa. E questo credo che sia un merito che molti di noi devono prendere, come il bravissimo Sipari, ricordiamoci, Erminio Sipari, lo conobbi, parlavo, e dopo i figli, la figlia e il marito mi improvarono a me e il professor Stringer, Italia Nostra, di occuparci del parco d'Abruzzo. E ci dette prima un libro bellissimo, relazione vicinquennale del parco d'Abruzzo fatto da proprio da Sipari, la grande Erminio Sipari, ma poi ci spinse Italia Nostra a incaricare me e un gruppo di altri ragazzi, insomma, se intende, di fare quel bellissimo progetto che è ancora lì. Infatti, ricordiamo, cioè, loro non c'erano computer, si lavorava con la macchina a scrivere, con i ciclo sfilati, con le retine appiccicate sulle carte, cose, scenografie e tante altre cose che parlano oggi è ridicolo, parliamo di tecnigrafo, ai ragazzi ridono tutti, e invece meno male è servito. Beh, molte volte, come si succede nei campi dei garibaldini, si fanno le cose con poco ma con grande passione, e questa è quella che deve sempre di più ispirare le nuove generazioni, perché Pigretta ci ha raccontato quello che dovremmo fare, bisogna seguirla, anche se molti la prendono più, siamo dei cretini. Io sono un cretino, credo anche mia moglie Sofia, l'ha pure conosciuta perché è bravissima a fare delle cose meravigliose, e se solo più giovani si muovono noi saremo fottuti.
e questo anche magari nonostante il parco, parchi nazionali e meravigliosi operatori come Gigi Piccioni, come grande Carlo Alberto Graziani, che lui si è fatto parchi nazionali a Bogò, come Boscaglio, come altri che sono qui sindaci che hanno avuto coraggio di seguirci in questa grande meravigliosa avventura che oggi ci ha dato del... Scusate questo mio intervento così come sempre scoordinato e un po' fattamente entusiastico, ma fatto col cuore per il Parco Nazionale, il fatto che una persona come Gianni Cannata sia diventato presidente per noi del gruppo dei 30, di cui Gianni Boscagli è uno dei coordinatori, è stata per noi una grande gioia e una grande speranza, perché c'è molto da fare e altre cose dovremmo fare. Grazie a tutti, scusate.